Allora, siamo qui alla galleria espositiva di Corso Garibaldi, dove fra poco verrà inaugurata la mostra di Armando Tomassoli, San Pasquale. Siamo con Maria Grazia Fiorucci e siamo di fronte ai primi dipinti. È uno dei primi dipinti. Sì, ce li illustri, ce lo spieghi anche come tecnica. Io come tecnica non sono una critica d'arte, comunque lui usava quello stecchetto, come si è visto nel video, no? Che prendeva un pezzo di legno, anche a volte abbastanza grande, fino a ridurlo a un, dicevo, piccolo quanto un dito mignolo, e con quello pitturava stendendo colore olio, questo, stendendo il colore e creando quindi dei percorsi lungo, diciamo, le linee dello stecco. Questo, per questo, è questo effetto un questo po'. Questo è un paesaggio, no? Questo è un paesaggio. Sì. Di che anno è questo dipinto? Questo paese dovrebbe essere, devo guardare, comunque gli anni 80. Si è scritto lì. Un attimo. 86. Senta, invece qui abbiamo, ci seguo, qui abbiamo un video. Sì. In cui allora, Armando, questo video recita... è del 1995, sì. E Armando recita la sua poesia Il Somero. Il video è il video, diciamo, di Nello Teodori, però lui volendo appunto mettere Armando con tutta la sua poesia, che termina in un crescendo proprio splendido, secondo me. Prima di entrare nella sala insonorizzata a Perugia, Armando ci ha chiesto: come lo volete questo somaro? Mi ci immedesimo, lo compatisco o mi ci arrabbio? Gli abbiamo detto: fai quello che vuoi. Appena uscito dalla sala di registrazione gli ho detto: beh, come l'hai fatto? Ci ho messo tutto quanto, ha detto. Quindi, infatti l'ultimo è un'arrabbiatura feroce, no? Quando questo, sì. Senta, invece spostiamoci qui, vediamo. Sì. Tutti questi personaggi in giro sono carcerati, questi con il cappellino a strisce giallo e grigio, e gli altri col cappello blu sono invece le guardie carcerarie lui lo chiama del penitenziario di San Giuseppe, dove appunto Guerrino viene carcerato e conosce tutti gli altri. È un personaggio letterario. Sì, è un personaggio, questo è un romanzo, sì, è un romanzo. Ecco, allora spostiamoci di qua, perché c'è questo proprio... è il mondo alla rovescia, alcune opere del mondo alla rovescia. Infatti compare un cavallo sopra un albero che sta covando le uova, un pesce spada che allama un cane, qui c'è un somaro che fa la maglia, qui c'è una capra che risuola le scarpe, lì c'è un lepre che spara a un cacciatore, impallina proprio un cacciatore. Allora possiamo concludere qui, sì. Con scritti, no? Questi sui libri, sì. Sì, ce li illustri magari. Questi sono i primissimi libri che ha scritto, sono Guerrino l'affumicatore, Olaf il vichingo, e vabbè, quello non lo leggo perché è un po' sconcio il titolo, comunque se volete riprenderlo, sono ancora scritti a macchina. E tutti scritti a macchina, rilegati da lui, e poi ne ha fatte anche altre versioni col computer, però questi sono i primissimi, sono la prima versione del 77, ecco, questo prima del 77. Sono pezzi unici, no? Pezzi unici, sì, unicissimi. Sono stati donati dalla famiglia per la mostra? No, sì, dalla famiglia per la mostra, sono di proprietà della famiglia, sì. In conclusione, che cosa si può dire di Armando dal punto di vista artistico? Allora, Armando, secondo me, era un personaggio molto intelligente, molto generoso. Sì, devo rimettere in video. Devo dire altro? No, magari per Armando, Fiorino, ciao. Per